Dal convegno su salute mentale e migrazione che si è svolto nel Salone Consiliare del Comune di Prato, promotore con l'AS Toscana Centro e il sistema di accoglienza e integrazione SAI, emerge uno spaccato inedito sul malessere vissuto dai bambini cinesi costretti dai genitori a tornare in Cina per lunghi periodi per imparare lingua e cultura e poi ricapultati a Prato. La cosiddetta doppia migrazione è causa di tanta rabbia e chiusura, soprattutto nella fascia di età 10-14 anni. I primi a segnalare il problema sono stati gli insegnanti di molte scuole, soprattutto secondarie di primo grado. Di situazioni in cui ragazzi che avevano un curriculum scolastico molto brillante anche in Cina avevano un atteggiamento di rifiuto, atteggiamento aggressivo, impulsivi e a volte anche gesti francamente anche autolesivi o addirittura suicidari. Si è arrivati quindi a mettere in moto una rete che ha portato a un percorso di intervento sperimentale, passato dal seguire una quindicina di ragazzi nel 2018 agli attuali 36. Quindi abbiamo cercato un pochino di fare in modo, con una piccola sperimentazione, di introdurre una metodologia che è quella dell'autobiografia estesa a tutto il contesto della classe, in modo che ciascuno potesse raccontare agli altri la propria storia, ecco, sostanzialmente. E questo momento di confronto ha rappresentato spesso una scoperta per tutti. Non è un caso che il 20% degli utenti dei servizi di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza sia straniero, percentuale che scende al 12% per i servizi riservati agli adulti. La necessità di lavorare in rete per poter rispondere compiutamente in maniera la più efficace possibile all'emergere di bisogni di cura che non sono soltanto relativi alla salute mentale ma sono relativi al modo con cui le persone vivono e convivono nel nostro territorio. L'obiettivo quindi è potenziare la rete. Ci sono bisogni dettati dalla condizione della migrazione, cioè dall'aver lasciato il proprio territorio di origine, e di questo l'autorità sanitaria, gli enti locali e altri, il terzo settore si occupano nell'ambito di politiche condivise.